A me sembra di capire, al di là del nascondiglio di abbigliamento di oggi che un po' richiede, vedere una soddisfazione in Carlo Moretti, Centro Sportivo Italiano. Siamo qui a Città di Castello, agli impianti di atletica, dove questa mattina dai più piccoli ai più grandi hanno risposto al primo appuntamento della campestre, ricordiamo ancora una volta, intitolata, dedicata a Carlo Pula. Sì, c'è tanta soddisfazione che, guarda, vale tutti gli sforzi fatti. Stamattina erano meno 5 gradi quando piantavamo gli ultimi paletti, però vedere tanti ragazzi, bambini piccoli del 2012 addirittura, correre, giocare, perché è un gioco per loro, è stata una grande soddisfazione. Poi ecco, la partecipazione di 60-65 atleti è qualcosa che ti ripaga di tutto, a partire dai bambini ai veterani. Hanno tutti apprezzato, ecco, il percorso, la giornata, poi ci ha aiutato anche il sole, però ecco, un bel punto zero di partenza. E ci prepariamo, ecco, per il 19 febbraio, in cui vi aspettiamo ancora di più. Questo 19 febbraio che è stato anticipato per non andare in concomitanza con altre date, ma lì avrete anche un aiuto, oltre che dalla Pacman, da Nicola Mancini e quant'altro, anche dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ci sarà una piccola sinergia. Sì, ci siamo incontrati per verificare un po' di date, perché ecco, come dico, il CSI non va contro nessuno ma cerca la collaborazione di tutti. C'era una concomitanza, quindi abbiamo, comune permettendo, abbiamo anticipato la domenica prima. Abbiamo chiesto, ecco, alla Federazione, alla FIDAL, di darci un sostegno, perché noi siamo all'inizio, quindi ci serve. Ma la cosa che mi ha maggiormente fatto rallegrato, la cosa è che sono partecipate quasi tutte le società dell'Alta Valle del Tevere e tutte vogliono mettere un po' di loro in questa manifestazione. Quindi ecco, noi aspettiamo tutti e siamo aperti a tutte le varie aiuti che possono venire da tutte le società, insomma. E dopo Sara con l'atletica Pacman qui a Città di Castello, dopo questa prima giornata dedicata alla campestre insieme al CSI, abbiamo anche il responsabile tecnico Nicola Mancini. I propositi erano buoni, le aspettative pure, i risultati devo dire che hanno fatto una bella somma positiva, no? Sì, sicuramente la partecipazione c'è stata. Il percorso è piaciuto, ora vedremo di riproporlo il 19 febbraio con la seconda tappa. Per quanto riguarda l'organizzazione, bisogna ringraziare intanto tutte le società che hanno partecipato e chi ci ha aiutato in questo. Questo è un progetto nato quindi in collaborazione col Centro Sportivo Italiano, con cui abbiamo avviato questa prima parte di campestri. Cercheremo poi di introdurre anche la parte su pista, quindi con delle gare di velocità e salti e lanci, per cercare di fare un quadro completo, quindi dalla campestre alla gara su pista specifica. E l'ultima battuta è la soddisfazione di vedere un impianto così bello, sicuramente vissuto anche questa mattina un po' in genere dalle famiglie, no? Sì, questo come impianto è bellissimo, ci invidiano la quercia che è in mezzo al prato, che è unica, e questo sicuramente potrebbe essere un ottimo modo per attrarre tanta gente anche nella seconda tappa. C'è parcheggio, spogliatoi, tutto quello che serve per organizzare un ottimo evento.